cena di Natale con gli sponsor di Prato Fils, Enoteca Barni, classico appuntamento annuale che si rinnova. Parliamo di sponsor, allora vogliamo fare la conoscenza anche con Edmondo Marzocco, che è rappresentante della società che cura il marketing della società appunto calcistica Calcio Prato. Società marketing MCS di Lucca, di Mario Santoro. E... rapporto iniziato quest'estate? Il rapporto è iniziato quest'estate, un po' in ritardo perché siamo partiti alla fine del mese di luglio e purtroppo abbiamo accusato anche il caldo quest'anno, e insomma caldo sotto tutti gli aspetti, nel senso che è stata una stagione per noi la prima, quella del Prato, che è andata abbastanza bene tra le righe, ma potremmo fare tanto di più se il Prato rispondesse in maniera diversa all'ambiente calcistico. Tutto qua. La vostra è un'esperienza pluriennale anche in altre società, vogliamo ricordarlo? Sì, noi siamo una società di marketing nata qualche anno fa, che ha già gestito diverse squadre in Lega, in Serie B e in Serie A. Quest'anno abbiamo il marketing del Pontedera, del Tutto Cuoio, del Pisa, che per quanto riguarda la Lega Pro, e dell'Empoli, che è in Serie A. Diceva che magari ovviamente il lavoro sarebbe molto più semplice se ci fosse una risposta maggiore della piazza, ma i problemi di Prato con il calcio li conosciamo. Ma in questi primi mesi che voi siete approdati qua, avete visto se ci sono davvero delle potenzialità qui a Prato? Ma io penso che a Prato di possibilità ce ne siano tante. Penso che una città come Prato, con il numero di abitanti che ha, non ha niente da invidiare ad altre situazioni calcistiche che hanno ben altre storie. A Prato manca un po' la mentalità, forse dipesa dal fatto che ha un trascorso calcistico un po' burrascoso, se così vogliamo dire, però per il resto penso che ci siano delle possibilità veramente importanti, e bisognerà cambiare un po' mentalità e un po' credo aver fiducia anche nell'AC Prato, nella sua dirigenza e in questi ragazzi che vanno al campo la domenica mattina a giocare, insomma. Giovanni Carlesi qui all'Enoteca Barni, la classica cena di Natale, un appuntamento che si rinnova con gli sponsor, una cena un po' diversa da quella dell'anno scorso. Ci eravamo arrivati con dei risultati non proprio positivi, con una situazione un pochino turbolenta, ci ricordiamo i rapporti fra la tifoseria, l'allenatore, questa è un pochino diversa. Sì, l'abbiamo detto subito, fin dall'inizio si è detto tutti, senti stasera che clima che c'è, l'anno scorso tutti zitti. C'era anche il presidente. Quest'anno c'era anche il presidente, l'anno scorso non c'era, sì, diciamo che sono cambiate tante cose, si vedono anche i risultati, insomma. Si è tessuto le lodi, direi giustamente, l'ho fatto anch'io domenica in trasmissione, di una figura che era arrivata non in sordina perché era diventato invece il bersaglio, no? Della tifoseria, che non era assolutamente contenta del suo arrivo, non ritenendolo professionista in grado di poter fare un campionato importante come la Lega Pro basandosi sui risultati passati, invece si sta rivelando un valore aggiunto incredibile. Stiamo parlando del mister Alessio De Petrillo. Effettivamente all'inizio tutti erano un po' titubanti, ma si sa, il calcio è così, quando prendi un nome che è conosciuto fa subito effetto sulla piazza, quando qualcuno non è conosciuto la gente, che poi veniva da una stagione un po' travagliata, si aspettava qualcosa in più. Io devo dire, dopo io ho visto la prima partita del Prato in amichevole a Chianciano contro una squadra di Serie D, niente di che, però si disse subito: Madonna, ma qui si gioca a calcio. E i risultati
all'inizio ha fatto un po' fatica, ma questo anche perché il Prato insomma è cambiato per 7, 8 undicesimi rispetto all'anno scorso, però si vede che il mister dà una grande impronta di gioco e i ragazzi lo seguono, sembra ci sia armonia nello spogliatoio e è comunque una persona disponibile, che parla con tutti, allegra, però allo stesso tempo ha le sue regole e lo ha dimostrato, mi sembra. Eh sì, soprattutto con la gestione di Chirico e di altri giocatori, come aveva spiegato anche al nostro microfono. E gli affezionati mi sembra stiano rispondendo, gli sponsor stanno cercando di creare quello zoccolo duro per poter accompagnare la proprietà rappresentata dalla famiglia Toccafondi, e le iniziative sono importanti, corrono su due binari, gli sponsor, il trust con l'orgoglio pratese. Facendo un gran bel lavoro anche perché... I tifosi, dicevi? I tifosi, sì, perché... Pochi ma buoni? Però stanno diventando sempre di più, si è visto anche nelle ultime partite, a parte proprio l'ultima in casa contro il Tutto Cuoio, forse anche c'era il Ponte che si avvicinava, qualcuno era andato via, però ultimamente c'era più gente allo stadio, in trasferta viene sempre più persone, c'è anche appunto Orgoglio Pratese, organizza sempre le trasferte, Mirko si dà un grande affare. E comunque allo stadio c'è un clima completamente diverso rispetto all'anno scorso. La gente è disposta a venire allo stadio, segue la partita fino alla fine. Io ho visto gente l'anno scorso dopo 20 minuti, gente che era 30 anni che veniva allo stadio, dopo 20 minuti andare via. Alcune volte ho visto il Prato vincere e la gente andare via arrabbiata. Ho visto il Prato pareggiare e andare via arrabbiata. Quest'anno... è stata emblematica la prima partita a Pisa, il Prato sconfitto 2-1, siamo usciti dal settore ospiti sorridenti e un poliziotto ci chiese: ma scusate, ma il Prato ha perso? Mi si è detto: sì, ma lei non sa da dove si viene noi. E ovviamente questo clima è... poi chiudiamo, dovrà essere propedeutico per cosa? L'abbiamo presentato nel nostro TG Sport, alle iniziative anche per beneficenza che sono state organizzate ad esempio da Massimo Marchini con il suo spumante in vendita al Fancy King, e tu ce lo mostri quasi in anteprima, il giubbetto con onore, Help the World indossa cardato, e con il marchio cardato riciclato pratese in vendita, ecco, e Orgoglio Pratese ovviamente che ha promotore dell'iniziativa, il ricavato andrà per beneficenza alla Onlus di Stefano Turchi, questi giubbetti saranno in vendita da officine sportive in via Udine, e quindi ricordiamo anche questo appuntamento, perché sì, ripetita Juve, diceva il buon Montesano. È molto importante, già qualche anno che per Natale facciamo sempre qualcosa noi, giubbotti, giacche. L'anno scorso il ricavato è stato devoluto alla IPD, l'Associazione Persone Down di Prato. Quest'anno è stato scelto Stefano Turchi, che sta combattendo, sta giocando la partita più importante della sua vita, quindi invito tutti ad andare da officine sportive e acquistare il piumino fatto in tessuto riciclato pratese, perché siamo pratesi. E poi so che in vendita al Fancy King e al ristorante Il Mercante ci sono le bottiglie di spumante, tra l'altro molto buono, io l'ho assaggiato l'altra sera appunto al Fancy King, al costo di 10 euro, tutto andrà a Stefano Turchi, e quindi pratesi, fate i pratesi. E chiudiamo, a proposito dei soldi che devono andare, scommetto che Paolino Toccafondi... me sta chiedendo a voi, No. Ci vogliono sempre di più. E allora, ne abbiamo parlato anche stasera a cena davanti a tutti gli altri sponsor. Purtroppo si sa bene che il Prato non ha le risorse per poter fare gli squadroni che fanno tante altre squadre che in questo momento tra l'altro sono in vetta alla classifica. Però diceva giustamente Paolo la differenza. L'anno scorso è stata tra il Prato e il Pisa ha speso circa 7 milioni di euro in più l'anno scorso e quest'anno fa la Serie C insieme al Prato. Vediamo se con il mercato di gennaio si riesce a trovare uno o due giocatori di buon livello per cercare di rimanere attaccati al treno
dell'alta classifica come siamo adesso, e poi chi lo sa, magari qualche penalizzazione in qua e là, qualche colpo di fortuna che all'inizio della stagione a noi ci è mancato, perché il Prato, per quello che ha dimostrato in campo, dovrebbe avere almeno 4 punti in più, e con 4 punti in più saresti a ridosso dei playoff. L'importante però, pensiamo arrivare a 40 punti prima possibile e poi ci si toglie le soddisfazioni.